Ciao a tutti, sono Aldo Masolo e siete sul mio canale YouTube. Oggi ho due personaggi non da poco qui con me. Ho Marco e Domingo. Grazie di essere qui. Grazie a te Aldo. Ciao. Ciao Domingo. Abbiamo sentito parlare tanto di voi, vi conoscono tantissime persone perché ovviamente nel vostro settore, si può dire settore? Cioè, siamo nella casa del powerlifting. Quindi siete molto molto conosciuti. Io non vi conosco per nulla, per il semplice fatto che il powerlifting non so fondamentalmente, ho letto la definizione prima di venire in qua per capire cosa fosse. Vi chiederei la cortesia di spiegarmi e di edurmi di che cosa si tratta e poi dopo un attimino anche la vostra carriera, come avete fatto a conoscervi, un pochettino di voi, perché certo, io non vi conosco e quindi... Un appuntamento, il primo sì, amore. Quando, esatto, la prima volta che avete fatto le vostre cose, però... Prego. Allora, intanto ci tengo a precisare che siamo alla Sons of Barbell a Bologna, che esatto, è una palestra associata ai Barbarians, che è la mia squadra. Ok. Quindi è una sorta di sezione di Bologna del Barbarians. Ok. Cosa c'è da ridere già? Ho detto, è maglietta Fiat. Che cazzo e non dici? C'entra niente, infatti, perché possiamo gareggiare in qualunque federazione. Ma ti hanno sbattuto fuori, ma dai, ma... Barbaria, se non ti vogliono neanche dipinto, non ti vogliono. Andiamo avanti. Comunque ringraziamo che la palestra ci ha dato questo... Veramente? Questo sfondo internazionale IPF per poter parlare di questo argomento che okay, è il powerlifting. Esatto. Allora, Marco, vuoi iniziare tu o inizio io? No, io per correttezza professionale farei spiegare cos'è powerlifting a Domingo, che ha un curriculum che è 10 volte il mio. Ok. Tu non hai proprio il curriculum in realtà, però va bene. In ogni modo, il powerlifting, come dice la parola, powerlift, quindi potere, alzare, giusto okay, Marco? Tu sei quello che deve correggere l'italiano? No, sono messo di ascoltarti un anno fa, comunque sì, alzate di potenza, alzate okay, di potenza. Ok, si fonda sul totale di 3 esercizi, squat, panca e stacco. Okay. Qualcuno vorrebbe anche la military, purtroppo no, però non conta un cazzo e okay, l'hanno eliminata nel weightlifting. Sono felicissimo di non contare un cazzo. Ok. Detto questo, il powerlifting è uno sport per cui si fa una gara massimale. Ok. Quindi il test, una singola ripetizione, quello che Marco delle tre, dei tre di questi tre sì, fondamentali. Ognuno, tu inizi con lo squat, che è l'alzata d'inizio, diciamo, okay, di rito. Fai un massimale, hai 3 prove, quindi prima prova di entrata, okay, la seconda puoi aumentare, il terzo pure. Okay. Il peso più alto fra i tre è quello che viene conteggiato. Perfetto. Se sbagli un peso prendono quello prima. Perfetto. Se sbagli tutti e tre sei squalificato, completamente hai perso la gara, okay, anche se nelle altre puoi continuare. Okay. Poi c'è la panca, che molti la definiscono un po' il momento di riposo tra lo squat e lo stacco. Okay. Ci sono 2 alzate di gambe e una di upper, okay, diciamo, no? E poi c'è lo stacco, che è quella più tassante a livello nervoso perché coinvolge molti più muscoli, okay, e quindi viene lasciata alla fine. Okay. Sostanzialmente quella è l'idea. Sì, ha fatto una sintesi ottima. Beh, giusta. Puoi affidarti a questa sintesi. Ok, e la tua passione per il powerlifting, quando è nata, quando hai iniziato? In realtà non è stata proprio una passione, diciamo che tutti quanti andiamo in palestra, facciamo panca, squat e stacco, no? Perché certo, io sì, anch'io vengo dalla tua golden age più o meno, certo, in cui si parte di lì, certo, quella anche era quello per muovere quelli, la massa, era quello, c'erano no? Quelli. Quindi vedevo che ero particolarmente predisposto a spingere con questi anche esercizi. Quello, molto importante. E mi hanno costruito uno sport intorno a mia insaputa. Però scusa, eri già predisposto, cioè ti rendevi conto man mano che provavi di avere delle... Ero il più forte di tutti in panca, non riuscivo a capire perché, nonostante mi piacesse lo sport. Che sfortuna. E quindi? E poi dopo ho fatto... Quanti anni gioco, avevi? Avevo 20 anni. Okay. No, quando facevo palestra ho cominciato a 16-17 okay, anni. Ok, più o meno. Ho scoperto, diciamo, il powerlifting... Intorno ai 20 anni. Intorno ai 21 anni. E non l'hai più abbandonata, hai sempre no, continuato. No, in realtà ho fatto una gara locale, poi basta. Per 8 anni ho cazzeggiato in palestra facendo... Però ci andavi sempre in palestra, ti allenavi. Sì, però non, il powerlifting l'avevo un po' accantonato. Ah, quindi proprio andavi proprio in palestra? Sì, io volevo fare il bodybuilding, io sono cresciuto, okay, sono cominciato come bodybuilding. Okay, tutti okay, sono cresciuto nell'era Coleman, Jay Cutler, esatto, la nostra quella era, la mia era. Scusami, quanti anni hai? Ne ho 40, 41 a febbraio. Ok, sì, quindi la tua era anche come la mia. Detto questo, a 30 anni, per casualità, mi ritorna quella scintilla e sono ancora qui. È stato tutta una via... E come avete fatto ad entrare nei social, a decidere di aprire un canale e di divulgare il powerlifting? Perché onestamente siete i più grossi divulgatori a livello italiano, a mio avviso, per quel poco che possa conoscere io. Allora, diciamo che c'era una grande voglia di parlare, mi piace condividere tanto. In che anni stiamo parlando? Quanto tempo fa stiamo parlando? Più o meno mi sono buttato sui gruppi Facebook nel 2017, però okay, già prima, nel 2012, comunque cazzo. Vabbè, certo, ok. Allora, io ero famoso per rompere il cazzo. Io andavo nei gruppi di culturisti a rompere il cazzo chi faceva lo squat non sotto al parallelo, chi rimbalzava la panca, ero proprio un dittatore assoluto. Okay. Quindi mi sono fatto conoscere, diciamo, in questo modo, come quello che contestava, ma dava anche le correzioni. Quindi mi sono fatto la
nomina di rompicoglioni, ma che salta tecnico. Quindi dice proprio di dire, sento proprio di infatti i primi video saccente, che ho visto, i primi video che ho visto vecchi e sì, martellavi, però dopo spiegavi esattamente sì, dove su ci YouTube sbagliamo. Poi mi sono un po' più attenuato da quel punto di vista, addirittura. Perché Facebook ero più aggressivo. Anche addirittura. Molti mi conoscono da prima. Su YouTube ho aperto un filone. Tu non sei aggressivo invece. Io mi sono messo su YouTube nel 18. È bello che ci siamo conosciuti proprio così, che gli ho criticato. Oh mamma mia. No, no, ma poi vabbè. Dopo lo sei andato a prendere a casa e dopo no, siete diventati. No, in realtà fu mio adepto che senza io dicessi nulla andava in giro a dire la panca di merda di Marco non niente a che vedere con quella di Poliani. In realtà era un suo. Allora, io mi ero messo su YouTube perché non riuscivo a stare zitto, c'erano delle cose che mi davano fastidio e volevo fare dei video per dire la mia. Che avessi o meno i follower per me era irrilevante, o già il mio lavoro, sta cosa bene. L'ho fatto proprio per sfogarmi, sono sincero. Poi da lì ho visto che il pubblico gradiva i miei contenuti e a tempo perso facevo dei video, ma col cellulare proprio. Certo. Facevo delle conferenze. Tuttora fai col cellulare. Pallosissime. Diciamo, no, anche dei videomaker per quello. Il punto è che mi sono. Ho conosciuto lui perché lui ha una capacità di farsi adorare. Dalle persone che io non avrò mai, penso, e ha creato un esercito compatto di io li chiamo domingoloidi perché, simpaticamente. E ne abbiamo uno oggi, possiamo anche, non lo facciamo vedere, ma questi piccoli spermatozoi che girano per il web ed evangelizzano la sua religione. Il web con il suo diktat. Uno di loro criticò la panca di un mio allievo, fortissimo peraltro, ha fatto 195 in gara, quindi, certo. Natural, e mi ha detto, ma se il tuo allievo rimbalza, se gli metti il fermo in panca, perde 40 kg, 30 kg. E lì gli ho scritto, ma tu devi essere un povero lobotomizzato, tu sei uno che tira il guinzaglio da di domingo. Io ci tengo a precisare che non invogliavo nessuno a fare questo. Sì. La gente che andava lì, proprio per fanatismo. E da lì si fu un po' di bagarre, da lì poi ci sfidammo in un duello dialettico su Instagram. Qui di quanto tempo fa parliamo? Nel 21. Parli di voi live, due? La famosa live? Sì, la famosa live. In quel momento lì non vi conoscevate, eravate soltanto... Avevamo ti beccato su un okay. Privato, diciamo, okay. Ancora. No, perché poi... No, poi lui si fece allenare... No, lui è venuto sì. A casa mia dopo. Abbiamo fatto delle correzioni tutte e tre, rialzate, perché era un po' un disastro da quello che vedevo. No, io non sono mai stato... L'ho allenato e lui mi ha, come dici tu, pagato. Te la faccio se aspetti lui. Allora, abbiamo risolto il discorso dei domingoloidi e poi lui mi ha detto, ascolta, già che ci siamo... E poi è diventato un domingoloide anche lui. Facciamo un contenuto assieme, no? Certo. Vado a trovarlo a casa sua, mette a posto un po' la panca, mette a posto un po'... Lui è un agonista di powerlifting, io vengo dal weightlifting, che è diverso. Ok. Quindi mi sono un po' aggiornato, è anche giusto aggiornarsi. Io ogni anno pago consulenti. Quest'anno mi allena Annalisa Motta, campionessa europea di powerlifting, bravissima, bellissima. Per avere maggiori conoscenze che ti aiutano tanto. Se non ti aggiorni esci dal giro. Se non ti aggiorni esci dal giro. Io ogni anno pago consulenti. Peccato che tu paghi consulenti. Peccato che non ero il suo consulente, ma ero il suo allenatore. Però su questo non siamo ancora d'accordo. Ma tu non paghi consulenti come lui? Io non ho mai pagato un allenatore in vita mia. Ok. No, lui non paga neanche il rimborso. Io pago in medaglie, pago in medaglie. Ok, hai visto. Siete diversi in questo. Come approccio, magari siete molto simili, però per il resto avete questa differenza sostanziale. È della coppia strana che è nata. Per lui è il braccino più corto di te. No, lui è marchigiano, figurati. No. Lui è fuoco melico, non è braccio corto, no. Io non sono però mai stato un guastatore, non sono mai stato uno che andava in giro a fare incursioni per criticare. Io dicevo la mia, finivo il video. E i cazzi suoi. Lui ha avuto un approccio molto più vincente perché lui era proprio corrosivo, andava a rompere i coglioni, andava a fare le pulci a tutti quanti. E da lì ha creato un effetto rebound mediatico. Cioè, la mia idea è, vedi il migliore, lo butti giù e prendi il suo posto. È la cosa più semplice nel marketing aggressivo. Lui è più da cooperare con i marchi piccoli, poi nel lungo termine io sono un po' più... breve termine, boom. Vuoi il risultato subito? Sì, mi sono subito, subito in posto. Non ti stressa essere così, sempre alla ricerca dell'errore? No, io adoro... Sempre alla ricerca di avere comunque un nemico, perché alla fine ti crei un nemico. Io sono nato... Potrebbe diventare amico e rimanere tale. Sono drogato di competizione, perciò ogni volta che qualcuno mi sfida, tutti, è come una droga. Quindi e questa cosa poi mi ha portato anche a degenerare nel tempo con i rapporti, perché vai lì sempre a doverti competere, cerchi sempre di alzare l'asticella e ogni persona deve cercare di stare al tuo livello, altrimenti soccombe. Certo. E questa cosa poi... Nessuno... È difficile trovare sempre qualcuno che riesce a starti dietro, probabilmente. Sì. Quindi fine... dopo trovi la preda nuova, chiamo sì, preda. Devi sempre sperare che qualcuno ti attacchi, perché l'idea è sempre quella di non attaccare per primo, lasciare, magari punzecchiare in modo che ti... Sì, ma tu davi adito a essere attaccato, quindi avevi sempre qualcuno da attaccare. Mi piaceva anche quell'antipatia di fondo che suscitavo, che è sempre anche una finestra per allontanare i superficiali, perché a me piace mostrarmi cattivo, ma sono un buono. Con le persone che ti stanno vicino. Scusami, allontanare, tu hai un pubblico che penso sia tra i meno intelligenti, in realtà non meno è così, scolarizzati. Marco, come tutti abbiamo delle branche di pubblico. Certo. Guarda, ho conosciuto anche i cagalisti, ho conosciuto. Ma no, io non ho evangelizzato il mio verbo. C'è gente che dice, vulgaro, no.
bulgaro, bulgaro. No, tu comunque hai un pubblico che ti ama moltissimo, quello è vero. Ma sono veramente dei ragazzini, cioè anche io so parlare. Perché è uno sport giovane, ci sono molti giovani che lo praticano o invece diciamo, il è nuovo, un po' più sì, bravo, esatto. È uno sport emergente, anzi ormai è già emerso, è uno sport che sta dominando la scena da ormai un decennio, perché ha dietro degli imprenditori molto intelligenti che hanno fatto una campagna di marketing molto ben strutturata. E attualmente è saldamente in comando. Ma diciamo che quindi ci sono anche tanti ventenni quindi che lo praticano. Sì, diciamo che l'idea del powerlifting era anche di mangiare un po' dal bodybuilding, perché tu fai bodybuilding in palestra, fai i soliti esercizi e te cavi, ti vedi sempre uguale allo specchio, perché non è che vedi questa prestazione crescere nel tempo. Quindi, mentre invece qui vedi che tiri sempre sì, più la mancanza di stimoli ha portato tanta gente dal bodybuilding a passare al powerlifting. Poi sono esercizi che si traslano facilmente, perché tu vai in palestra, fai panca, squat e stacco, c'è uno sport che dà rispetto a che ti fa gareggiare e prendere le medaglie. Io ne ho preso anche tanto da altri sport, diciamo. Okay. Sì, sostanzialmente è questo. Il bodybuilding copre le aree muscolari di petto e cosce, sostanzialmente. E schiena. No, con lo stacco non fai schiena. A me mi dicono che ho una bella schiena, eppure non faccio ore. Non hai una bella schiena, se ti interessa sapere, comunque va bene, lo dici tu. Quindi quelle aree muscolari a livello di fondamentali sono abbastanza ben coperte dal powerlifting, che quindi ha inoculato i suoi emissari anche nel vostro mondo per cercare, tipo la gente Smith Matrix, di portarsi diciamo a casa. È più una questione quasi monopolistica. La mia visione era monopolistica, cioè volevo prendermi tutto io e basta. E, poi... e perché dici volevo? Perché cosa è cambiato? Il problema è che a forza un po' il tuo approccio. Sì, diciamo che a un certo punto capisci che devi dare anche qualcosa agli altri, non puoi comandare solo tu, e quindi ho deciso di fare un passo indietro e stare un po' più sereno. Era una mia visione, non lo so. Sei più sereno adesso? Sì, un po' più sereno. Sì, poi, bisogna vedere quanto ci stai però competitivo come sei. Dovrai trovare diciamo qualche stimolo nuovo. Sono ancora competitivo, però magari ho altri obiettivi. Troverai, diciamo, non più avere il trono dorato, ma avere un tavolo magari. Dorato sempre. Il trono di ceramica, Domingo, ricordatelo. Poi un trono di ceramica, uno di scettro a forma di spazzola. Comunque è un bel posto dove sedersi ogni tanto, vero? E bene, tutto molto chiaro. Ecco, dimmi adesso quali sono invece le tue prospettive, che cosa vuoi fare, che cosa vuoi portare di nuovo. Ma l'obiettivo mio principale è sempre stato quello di sdoganare i tre big a tutto il mondo e cercare di vendere il santo graal degli esercizi e spiegarli come farli nel modo corretto, opportuno. E quindi c'è uno sport dietro, volendo portare. Non è tanto il powerlifting in sé, mi interessa più i tre big, sono più quello. Ma lo fai per te o lo fai anche proprio adesso in questo momento? Cerchi per le persone, che per avere sempre più persone che seguano questo sport che tu ami? Io l'ho sempre fatto per gli altri, non ho mai fatto niente per me stesso. Ok, dal punto di vista è importante questo, perché non ho una grande... cioè vedendo quanto vuoi primeggiare da una parte e dall'altra il fatto che invece tu lo faccia per gli altri, diciamo, non è così scontato. Allora, lo faccio perché tutti mi conoscono, sono il migliore. Sì, quella è la parte di ego che viene pagata, ma certo, sostanzialmente come abbiamo tutti, mi piace che il messaggio sia positivo, non è che voglio condividere competizioni. Come io cerco di avvicinare i ragazzi al bodybuilding, la stessa cosa cerchi di fare. Posso dire una cosa? Scusami. No, velocissimo. Ha ragione su un punto: un bodybuilder che faccia anche una panca inclinata, però con il giusto assetto, le scapole messe in un certo modo, ha comunque un enorme vantaggio sulla concorrenza. E ho visto addirittura quest'anno Adi Chupan fare gli stacchi sumo per lavorare l'interno cosce. Certo. Quindi da un punto di vista posso capire il suo approccio pionieristico. Il bodybuilding ha sicuramente tanto da prendere, certo. Certo, esigenza di imparare degli esercizi. Infatti sono l'idea che il bodybuilder che io vorrei essere sarebbe il bodybuilder che insegna a me i fondamentali, a me powerlift, perché dovresti essere i maestri del muscolo target. E se tu fai la panca piana e non sai attivare il petto perché sei tutto di spalle, esatto, per me è già un fallimento quello, sì, sì, esatto. Un esercizio così complesso. Certo, non è sempre molto facile purtroppo, perché è veramente complicato. E perché vai ogni palestra, ti insegnano la panca, cazzo di hanno la panca BB style, non esiste la panca BB style, esiste la panca fatta bene e la panca fatta male. Io ho cercato di far capire questo con il mio canale. E la gente impara a fare la panca, grazie a me non hanno dolore di spalle, sono migliorati, poi bisogna fare tutti gli altri esercizi, sì, è chiaro. Però giustamente non ti ammattisci a fare un'alzata laterale. Forse è per quello che quindi io ho paura di fare i fondamentali, perché sì, ho paura di farli male, perché nessuno me li ha mai insegnati, esatto, fondamentalmente. Esatto. Ma guarda, perché ho questo terrore apocalittico, perché le poche volte che ho fatto lo squat, mi facevo sempre male alla bassa schiena, e quindi dopo mi stoccava star fermo un mese, quindi io ho evitato e faccio l'hack squat. Diciamo che c'è molta selezione naturale, nel senso, io ho cominciato come te a fare esercizi un po' male, perché chi me ne sa? Nessuno, ai nostri tempi non c'era nessuno. Fortunatamente non mi sono mai fatto niente, e poi ho imparato a farli bene, e quindi poi mi sono conservato. Fortuna. Genetica. Io mi sono approcciato al powerlifting dopo aver chiuso la carriera come weightlifter. Con la panca mi sono strappato un tendine, con lo squat mi sono frantumato un menisco, con lo stacco ho schizzato un erbio. Ma non perché le esecuzioni ma no, con carichi anche ridicoli, diciamo, no? Con carichi anche bassi, sì, è una selezione naturale, come se lui domani si svegliasse e dicesse voglio fare il P90.
pivot nell'NBA. Anche perché penso che comunque sia l'infortunio sia da tenere sempre in considerazione quando uno fa quello che facciamo noi. Sì. Calcolato fino a un certo punto, perché molte volte sì, esatto, e purtroppo quando viene magari viene nei movimenti più stupidi o magari a un'ultima ripetizione. Io sono 20 anni che non mi infortuno, l'ultimo infortunio l'ho avuto a 21 anni. Tu invece quanti anni hai? Ne ho 42. Quindi anche coetanei siete. Sì, coetanei. Avete talmente, praticamente tutti assieme. Ma siamo nati come coppia. Gemelli diversi. Perché c'è questo contrasto tra me e lui, no? Io sarei, siamo un po' come Boldi e De Sica, no? Io sarei Boldi, lui sarebbe De Sica, cioè, solo che nella vita reale, nella vita reale è l'opposto, dovrei essere io quello culo, quello. Però abbiamo deciso di invertire i ruoli o comunque di enfatizzare alcuni nostri difetti per renderci più divertenti. Ogni volta che vado con un personaggio nuovo chiamo sempre Marco come spalla, dove anche venire da solo, però Marco dà quel plus. Sì, anche quello stimolo in più, perché probabilmente vi conoscete bene, riuscite comunque a interagire, sì, in ci modo... hanno definito il miglior duo del fitness, no? Esatto. L'idea è stata sua, io sono veramente un jolly, lui ha avuto tutto in testa fin da subito, penso. Diciamo che io sono la mente e lui è il braccio. Sì, sì, io sono proprio il 10%, il 90% della lavoro. Io che facevi video con la conferenza in cameretta. Sì. Abbiamo avuto questo piccolo dissing e la gente non ci odiava perché era talmente sano, cioè senso lui mi insultava, però sì, hanno capito che il suo insulto è quasi un complimento, lui insulta. Sì. Io l'ho mandato a fare in culo davanti, infatti, a tutta l'Italia. Infatti, mi ha augurato la morte. Io infatti con il vostro... E sono rimaste le frasi. Il vostro approccio all'inizio, uno deve entrare un pochettino nel vostro approccio e si capisce che lo fate proprio perché uno che vi vede per la prima volta dice, oh, ma sti due... Ma in realtà è reale, essere, oh. Solo che proprio perché è reale e genuino. È perché è ironico lui. Ho detto, Marco, sei proprio devi insultarmi, accendo la videocamera, almeno... Certo, e piace molto questa essere diretti. Merito suo, te fece lui. Ogni tanto mi chiamo, ogni tanto, Marco, viene a Bologna, ok, vado a macchina. Vedi, vieni a Jans Coach, è stato Brescia fino a casa. È vero, perché sei andato anche giù da Jans, è vero. Dico, ma sei sicuro? Sì, vedi, i follower mi... Perché io valuto in base al personale. Ci vado volentieri. Allora, diciamo che se viene come Marco... Come passavi l'autostrada aumentavano i follower. Sì. Sei arrivato a Salerno che ne avevi 10.000 in più. Esatto. Diciamo che lo invito solo quei personaggi grossi, non lo invito mai. Quindi se vi vedi in un'intervista senza Marco... Grossi fisicamente. Anche. Bravo. Ma io grazie a lui ho conosciuto Gasparini, ho conosciuto Invernizzi, ho conosciuto gente anche importante. Tanta altra gente, non è finito. Cioè. Io di lui non ci sentiamo mai. Se mi arriva un messaggio da parte sua... Vuol dire che c'è qualcosa da fare. Devo muovere il culo, devo alzare il culo. Cosa bolle in pentola. Quindi adesso ti farà muovere parecchio, perché per me hai molto adesso, molta carne diciamo al fuoco. Diciamo che non volevi venire perché... Ma no, non mi volevi vedere, ma non mi conoscevi. Ma lui tende a sottovalutarsi, ma io che ci azzecco, con bodybuilder, io pensavo che ti sottovalutassi mai, dicendo, chi è quel cretino lì, devo andarlo a trovare, vecchio di merda. No, io ti conosco. Sì, l'ha detto. Col braccio monco. Ma che monco, ho visto, tu vai gigante, fa bene. Quel topato, io ci vado. Ma no, ma è come, gli ho detto, guarda, come se andiamo da Presti, capito? Ma no, è un bodybuilder. Ma se ne neanche chi era fino a quando l'ho nominato. È vero, non sapevi chi fosse. Hai c'è 50.000 follower. Adesso mi conosci. Vabbè ragazzi, vado a fare in culo. No, niente, io vi ringrazio tantissimo. Io spero ci siano altre occasioni. Quindi aggiungo, facciamo un po' mi di mi piace più la tua intervista che la mia. Vedi, già mi rode, vedi la competizione nel sangue. Anch'io. Ho fatto meglio il mio contenuto per te. Sono contento perché spero di fare più visual delle tue. Perché sono molto competitivo, io sono molto competitivo anch'io. Ma io sono molto più pacato. Prima del casino ero un maestro nell'accelerazione, non c'era nessuno che teneva in mente. Lo so, infatti adesso lo sto facendo adesso che è passato il casino. Infatti faccio subito il video che così spacchiamo tutto. Infatti lo facciamo uscire allo stesso orario, quindi partiamo ai blocchi di partenza insieme. Va bene, questo ci può stare. Fine 24 vediamo chi vediamo, vediamo. Proprio a causa di questo, mettete tanti like, guardateli in tanti, ditelo a tutti i vostri amici e venite a guardare sul mio canale prima, poi potete andare anche sul suo. Aggiungo una cosa, tu lo sai che rischierai una shitstorm anche tu. Vabbè, noi non abbiamo detto niente di strano. Io sono venuto molto volentieri. Un mese fa fare qualcosa con lui era come toccare un cadavere infetto, ti arrivava. Ma io penso che purtroppo devo sempre fare. Io penso una cosa, che la gente abbia la memoria corta, anche perché le cose passano e si deve andare avanti. Sono passate talmente tante cose. Ma comunque non esiste pubblicità negativa, è semplicemente pubblicità, è sempre pubblicità. Quindi ci sarà più gente che scriverà i commenti. Io non ho niente da dire, quindi sono solo molto contento di avervi incontrato. Contento spero io. Ci siano altre occasioni di poterci rincontrare e fare degli altri video assieme, perché è un episodio pilota. Sì, pilota, e poi dopo inizieremo magari a concentrarci su degli argomenti magari di interesse che interessano al nostro pubblico, in modo tale da insegnare qualcosa in modo veramente più appropriato. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale, mettete un like e accendete la famosa campanella, che questo ormai è la frase fatta. E ringraziamo la palestra Sansa Barba del tuo gruppo, che si chiamano i Barbarians. Ma non è che del mio gruppo, pensiamo alla palestra, mo che sia affiliato o meno. Sì, che ci hanno ospitato qui. E faremo i contenuti qui, tra l'altro, allenamento. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao.